commissioni d'inchiesta. Nel bilancio Camera compare la voce complessiva, chiediamo semplicemente di capire, anche per avere uno storico, se una commissione d'inchiesta serve magari più missioni, qualcuna servono più consulenti, per avere uno storico e capire se i soldi stanziati sono sufficienti, insufficienti o necessari alla commissione d'inchiesta. È semplicemente un emendamento di buon senso. Ovviamente le condizioni sono cambiate rispetto all'anno scorso perché se quella più recente che è stata istituita ha comunque recepito una cosa del genere, non capisco perché non si può fare quest'anno, visto che sono cambiate le condizioni rispetto all'anno precedente. Quindi le chiedo di rivalutare l'inammissibilità, visto che si basa su presupposti dell'anno precedente e questo è una, diciamo, sono cambiate le condizioni al contorno. Grazie. Sì, grazie, deputato Cozzino. Non entro nel merito, potrei anche essere d'accordo nel merito, ma non è l'ordine del giorno lo strumento, purtroppo. Allora, adesso do la parola al deputato Fraccaro. Presidente, mi sento in dovere di intervenire sulla dichiarazione di inammissibilità. Due ordini del giorno presentati dal Movimento 5 Stelle a mia prima firma, il 63 e il 64, che riguardano un tema, quello dei vitalizi degli ex deputati, che effettivamente, come qualcuno ha detto anticipandomi, ormai sembra quasi un tabù per quest'Aula e anche per la Presidenza. Trovo estremamente difficile riscontrare una linea coerente e logica nella posizione della Presidenza relativamente a questo tema e agli ordini del giorno che nel corso degli ultimi anni abbiamo presentato su questo tema in sede di discussione del bilancio. Solo per fare brevemente una cronistoria, nel 2014 presentammo un ordine del giorno che prevedeva di inserire un tetto ai vitalizi. L'Aula votò contro, i partiti di maggioranza votarono contro.